ich оценку своей сегодняшней и прошлой жизни. Ecco, dottor Teti, se vuole prendere la parola per introdurre l'intervento dei nostri due relatori. Certo, allora. Il microfono. Diamo la parola a Eric Salerno, prefatore del volume di Jacopo Quelli. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio l'editore, ringrazio gli organizzatori. Andrea, credo che noi abbiamo pubblicato con la stessa casa editrice due libri sui servizi segreti, uno che non ha citato Margherita, che si chiama Mossad Base Italia, e c'è anche un altro libro che ho pubblicato con il saggiatore che riguarda una storia di spionaggio e che parte dall'Unione Sovietica, dalla Polonia, dalla fine della guerra, durante la guerra contro i nazisti. Storia complessa. Vorrei aggiungere questo, parliamo del libro di Kedmi, che ho letto un paio di volte con grande interesse per due motivi. Uno perché probabilmente mi interesserebbe sapere tutto quello che lui non racconta nel libro. E lo dice lui stesso, che non racconta tante cose, perché la complessità di quel momento, dell'attività di questa organizzazione NATIV, che è un'organizzazione un po' particolare rispetto agli altri organismi dei servizi segreti e intelligence israeliani, doveva bilanciarsi tra la guerra fredda, i rapporti Occidente-Oriente, diciamo Unione Sovietica, e la necessità di tutelare gli interessi degli ebrei dell'Unione Sovietica. A proposito dell'Unione Sovietica, una cosa che vorrei spiegare, tra le altre cose, mia madre era un'ebrea russa, mio zio, uno dei miei zii è stato uno dei capi della guardia personale di Lenin, è stato generale dell'Armata Rossa, ha difeso Leningrado e se n'è andato in pensione dopo la guerra, è rimasto nell'Unione Sovietica dove è anche morto. Il mio collegamento perciò con questa storia dell'Unione Sovietica, degli ebrei, Russia, è un collegamento che va indietro nella storia della mia famiglia. Quello che è interessante nel libro è questa necessità di, in qualche modo, due cose: trovare il modo di far andare gli ebrei dall'Unione Sovietica in Israele e non dove volevano andare loro, che era soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, come è accaduto a tantissimi. E allo stesso tempo c'era la necessità da parte di Tel Aviv in quel momento di gestire questa immigrazione. Dall'Unione Sovietica, i servizi sovietici hanno pagato, convinto molti ebrei, vi mandiamo via, vi permettiamo di partire, andate in Israele, però dovete spiare per noi. Dovete lavorare per noi. E molti l'hanno fatto, molti arrivando in Israele poi si sono consegnati ai servizi israeliani quando erano sicuri che le loro famiglie non avrebbero pagato il prezzo di quello che l'Unione Sovietica poteva considerare un tradimento. Altri invece hanno lavorato in maniera abbastanza pesante per la sicurezza di Israele per molti anni. Uno dei personaggi più noti, il nome è, permettetemi se guardo i miei appunti, devo ricordare, è quello di Abraham Klingsberg, Marcus Klingsberg, che fu uno scienziato importante, uno dei più importanti scienziati, uno dei più importanti di quelli che sono riusciti a penetrare nel sistema israeliano e a starci molti anni, poi è stato finalmente arrestato, incarcerato ed è morto a questo punto, direi, se ricordo bene, nel 2015. Perciò c'è questa storia dei servizi segreti legati all'interno di questo sforzo che faceva NATIV
di portare via la gente da lì, dall'Unione Sovietica in Israele, ma c'era anche la necessità di capire che cosa stava succedendo nell'Unione Sovietica, e questo riguardava anche le informazioni che poi probabilmente, dico probabilmente perché non ho ovviamente le prove personali, andavano a finire anche nei servizi segreti degli Stati Uniti o quelli occidentali che collaboravano con Israele all'interno di quello che era una collaborazione tra NATO e servizi europei e americani. Il libro racconta soprattutto gli sforzi per portare via gli ebrei dall'Unione Sovietica, i cambiamenti che ci sono stati in quel mondo e quello che è il rapporto, credo anche che è molto interessante, dell'autore con quel mondo lì che rimane ancora, perché lui lo racconta, è un paese che si sente, che lui sente come casa sua. Quanto Israele, quantomeno, lo sente come casa, è parte, ed è normale, è parte della sua vita, della sua famiglia, di tutto quello che è successo. Una cosa da legare a questo, perché Kedmi è la sua storia, e quello che ha fatto è una storia che riguarda molto di quello che l'altro giorno diceva il presidente israeliano, che è andato a visitare per una cerimonia, è andato a visitare il quartiere generale del Mossad vicino a Tel Aviv, e ha detto Rivlin, il presidente Rivlin, ha detto la vostra è un'organizzazione, la vostra Mossad è un'organizzazione molto sofisticata, ha delle tecnologie stupende che non hanno altri, però rimane, lui dice, it remains a human organization, un'organizzazione con le persone sono al suo cuore, al suo centro, sono loro che portano avanti in molti casi le operazioni, anche quelle clandestine. Questo ha creato un altro problema, perché tempo fa, partecipando a una discussione sui servizi segreti con Alfredo Mantici, ex nostro capo del SISDE, uno che di Mossad e di altri servizi è molto informato, lui parlando del Mossad diceva, lui parlava di 5.000 operativi del Mossad, in verità, per quello che sappiamo oggi, che quello che dice anche lo stesso presidente israeliano, dovrebbero essere 7.000, però ha sottolineato, voi avete queste tecnologie, però siete anche delle persone, e le persone sono tante. Le persone sono tante, questo è un rapporto molto importante che ha aperto dei grandi dibattiti recentemente anche sia negli Stati Uniti che in Australia, perché i servizi israeliani giustamente possono utilizzare ebrei che vivono all'estero, nelle varie comunità. Questo non vuol dire assolutamente che tutti gli ebrei sono agenti israeliani, perché questa è una grande fandonia e non dovrebbe essere nemmeno abbozzato come concetto, però è vero, e c'è un termine usato dallo stesso Mossad, che si chiama Sayanim, che sono ebrei della diaspora che lavorano... Devo chiederle di avviarsi a conclusione. Senz'altro. E loro collaborano qualche volta in queste attività. Abbiamo tanti esempi che possono partire da Roma, per esempio, dove alcune persone della comunità romana nel primo dopoguerra hanno aiutato a far saltare in aria l'ambasciata britannica a Porta Pia. Però questo è un discorso molto complesso che riporto comunque all'interno di questo libro, che è un libro importante, quello che è pubblicato da Sandro Teti, e della storia di Jacob Kedmi. Grazie. Grazie. La parola quindi all'avvocato Pezzulli. Grazie e buonasera a tutti. Io credo che nella storia del libro, al di là del suo tecnicismo, dia delle lezioni per aiutare a comprendere Israele oggi, il Medio Oriente oggi e probabilmente il XXI secolo. La grande centralità data all'Aliyah e all'integrazione degli ebrei russi in Israele prefigurava già da subito lo smart power israeliano. Israele è nato come paese di frontiera, paese cerniera
tra l'Oriente e l'Occidente e paese di confine tra il nord e il sud del mondo. La grande capacità di Israele, che oggi è probabilmente il modello più di successo di politica estera, e apro una parentesi, al di là dell'Iran, che costituisce una minaccia palese alla sicurezza nazionale, Israele ingaggia dal punto di vista della politica estera con tutti: Cina, Russia, India, Stati Uniti, Oriente ed Occidente. Probabilmente le relazioni diplomatiche meno promettenti sono proprio quelle con l'Unione Europea, ma più per una mancanza di una politica estera europea che non per una mancanza di volontà da parte di Israele di cooperare. L'Unione Europea sarebbe forse fondamentale per la stabilizzazione del Mediterraneo orientale. Quindi il fatto di aver integrato ebrei da tutto il mondo, compresi ebrei dall'Unione Sovietica, ha sempre consentito ad Israele di poter sviluppare un paese basato su tre pilastri. Il primo, l'universalismo etico; il secondo, la lotta al radicalismo politico; e il terzo, la capacità di analisi. Molti fallimenti ai quali nessuno è immune, non è stata immune l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, ma neanche le grandi potenze occidentali, dipendono dall'observer bias, cioè la sovrapposizione di modelli cognitivi nell'analisi, che produce risultati in qualche misura poco attendibili. Ecco, la superiorità di Israele, che fin dal giorno della sua nascita è stato un paese in guerra, di poter comprendere gli affari internazionali, gli affari del mondo, è dipesa proprio dalla sua politica di integrazione degli ebrei da tutte le parti del mondo. Ma la cosa fondamentale è che Israele è nato come uno Stato occidentale nel Medio Oriente. Il sogno sionista di uno Stato laico e democratico ebraico è stato un costrutto ashkenazita, cioè delle grandi comunità ebraiche dalla Germania, ma soprattutto dai territori dell'impero russo, che quindi hanno trapiantato i modelli di governance occidentali nel Medio Oriente, dando anche proprio in questo modo un grande vantaggio competitivo alla nascente nazione, attraverso l'enfasi sulle regole, sui diritti individuali, ma anche sulla prominenza di scienza e tecnologia. Il ruolo degli ebrei Mizrahi, medio orientali, e in parte anche dei sefarditi, è stato molto ridotto. Quindi proprio questa capacità di estranearsi dal Medio Oriente per starci dentro è stata un po' la ricetta di successo di questo Stato. L'altra cosa che probabilmente è molto sottovalutata è che Israele ha dovuto fare uno sforzo enorme nel assorbire l'immigrazione russa e in parte europea, perché culturalmente e soprattutto dal punto di vista spirituale, per secoli è esistita un'affinità maggiore tra il monofisismo che non tra i monofisiti e i trinitari. C'è sempre un problema di comprensione della cristianità trinitaria davanti alle religioni abramitiche, no? Al punto che nel VII secolo dopo Cristo fu una lotta interna alla cristianità tra i monofisiti e i trinitari ad aprire le porte di Damasco e Gerusalemme all'invasione musulmana, e da lì le crociate e tutto quello che ne è risultato. Il punto è che tutte queste esperienze di dover assorbire l'immigrazione bilanciando le fasi storiche, comprese quelle della Guerra Fredda, ha messo Israele nelle condizioni di elaborare un modello di smart power, cioè una miscela di forza militare, ma anche di valori universalistici, antiradicali e democratici, che hanno consentito di proiettare la propria influenza su scala globale. L'ultima considerazione è giustamente quella della diaspora, cioè questa identità condivisa secondo il principio di Arvut
Hadatit, l'unità del popolo, e chiaramente è stato anche un altro dei pilastri della politica estera. Ingaggiare con la diaspora è una lezione che in questo momento soltanto un'altra nazione ha imparato a fare, della Cina, che attraverso le Chinatown utilizza le proprie comunità all'estero come strumenti di politica estera. Tutto questo è comunque un riflesso dell'eccezionalismo israeliano, e questo libro è testimonianza di questa unicità dello Stato sionista. Grazie. Grazie. A questo punto credo che dovremmo dare la parola agli ascoltatori, cioè a coloro che vogliono porre qualche domanda ai nostri due relatori. Sì, lascerei quindi la parola a Giordano Merlico. Salve, buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto complimentarmi per l'iniziativa di altissimo profilo, e io gradirei fare una domanda più che un mio commento, cioè qual è il peso della comunità russofona in Israele sui rapporti tra Tel Aviv e Mosca? Come sappiamo, Israele ha dei rapporti molto intensi con la Russia, e dei rapporti che a volte sanno resistere anche delle crisi e delle divergenze su varie questioni scottanti per la sicurezza di Israele. Basti pensare alla Siria: la Siria ha come principale sostenitore la Russia. Come tutti sappiamo, Israele non vede di buon occhio il governo siriano, eppure esiste un coordinamento anche negli attacchi militari che Israele periodicamente compie con il Cremlino, per evitare di arrivare a uno scontro diretto e oltrepassare, diciamo così, una certa linea. Quindi io vorrei chiedere ai nostri relatori di fare un commento sulle operazioni russo-israeliane, e in particolare sottolineare qual è l'influenza della diaspora russa, ma direi più in generale russofona, sull'andamento di questi rapporti speciali, direi io. Grazie. Rispondiamo subito o attendiamo? Ci sono altre domande? No, aspettiamo, abbiamo altri due interventi e poi diamo la parola agli speaker per le repliche. Diamo quindi la parola a Valerio Caruso e a... Grazie mille Federica. Margherita, io ho una domanda sul ruolo dell'Iran. Ho letto, e anche ci sono stati gli interventi precedenti sull'influenza dell'Iran nel finanziamento ad Hamas, la costruzione di armi che vengono fatte in Iran e vengono montate nei lavoratori a Gaza. Ecco, volevo sapere qual è l'interesse geopolitico da parte dell'Iran di influenzare pesantemente, se come risulta da quello che si legge sulle riviste, sui giornali, qual è l'interesse dell'Iran a destabilizzare Israele dall'interno, e secondo i relatori se c'è una via d'uscita a questo conflitto, che sembra che non abbia tanto senso, se non ovviamente ragioni ideologiche, ma non mi sembra che ci siano delle ragioni geopolitiche o geostrategiche. Grazie. Grazie. La parola a Paolo Fua. Sì, buonasera a tutti, congratulazioni per questo inizio spumeggiante della settimana e-week. Grazie Margherita per la parola. Con l'arrivo, diciamo, degli ebrei russi, diciamo così, c'è stata una profonda mutazione della società israeliana, e al punto che il russo è diventato la seconda lingua quasi uguale all'inglese come diffusione in Israele oggi. E volevo chiedere, relatore, se secondo voi questa presenza, diciamo, di questa forte immigrazione ha portato da un lato alla creazione della Startup Nation grazie alle competenze tecnologiche, diciamo, di molti immigrati dalla Russia,
E secondo voi, se il fatto che Israele avesse un'economia molto organizzata in maniera assolutamente unica, ovvero con la convivenza fra economia di mercato e kibbutzim e moshavim, quindi espressione più alta, diciamo, del socialismo, è stato, oltre al fatto, diciamo, spirituale, un elemento in più che ha portato gli ebrei russi a voler immigrare in Israele? Grazie. Se prima di restituire la parola al dottor Tetti, lascio la parola a Domenico Bozza per un ulteriore intervento. Pronto? Ecco, sì. La mia domanda è molto banale, molto semplice anche. L'improvvisa richiesta del governo cinese per quanto riguarda la mediazione nella diatriba o guerra in atto tra palestinesi e israeliani, quasi a escludere l'Unione Europea e anche quella che è un po' il governo russo in tal senso. Come può essere vista questa nuova intromissione mai accaduta prima della Cina come mediatore in tal senso? Grazie. Grazie, restituisco quindi la parola al dottor Tetti per la moderazione delle risposte dei nostri keynote. Bene, io vorrei comunque rispondere a un paio di domande, quelle personalmente, quella che riguarda l'influenza della Russia e degli ebrei russi all'interno di Israele. Sicuramente c'è stato, poiché erano la stragrande maggioranza di coloro che hanno fatto l'Aliyah è costituita da persone con una preparazione scientifica di altissimo livello, sicuramente hanno costituito una vera e propria rivoluzione all'interno di Israele, e hanno persone qualificatissime in ambito matematico, fisico, chimico, e quindi hanno dato un notevole impulso all'industria high tech e a quella legata all'informatica. All'interno di poi in Israele effettivamente adesso si può girare l'intero paese parlando solo russo dai mezzi pubblici a qualsiasi altro posto, e c'è stata una tendenza molto particolare. Molti cittadini ex sovietici hanno abbracciato l'ebraismo ortodosso, mentre la maggior parte comunque continua ad essere molto laica e a non rispettare i precetti, a non rispettare lo Shabbat, e comunque sono tutti molto legati al paese. L'interazione tra Russia come Federazione Russa e lo Stato di Israele è data, per esempio, dallo stesso termine in modo lampante, perché Kelmi, che è un falco sia per quanto concerne i consigli che dà alla Russia, sia per la sua visione che ha di Israele, è una persona che conosce personalmente Putin e che riesce sempre a mediare e a tenere questi collegamenti tra i due paesi. E sono certo che oltre a lui ci sono altre figure che appaiono di meno, non sono meno sotto i riflettori. E invece, per quanto concerne tutte le altre risposte, do la parola prima a Salerno e poi all'avvocato Pozzoni. Prego. Io cercherei di... Sono quattro domande abbastanza complesse. Un discorso sugli ebrei russi. Bisogna fare un passo indietro, credo, quando parliamo di Moshav e di Kibbutzim come punto di interesse e di incontro. Dobbiamo tornare indietro e capire che il sionismo ashkenazita, quello che ha portato
nei decenni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, all'avvio di un processo che poi ha portato a Israele, era quello di un popolo che pensava, almeno in parte, di trasferirsi poi in quel paese che sarebbe diventato Israele. L'Olocausto è stata non soltanto una tragedia umana, è stata anche una tragedia dal punto di vista della costruzione di questo Stato, nel senso che quando si è avuto l'autorità, dato anche dalle Nazioni Unite, di andare a fare questo Stato, Israele ha vinto la guerra, la prima guerra del 48, prendendo più terra di quello che era previsto dal disegno, dal progetto delle Nazioni Unite, si sono ritrovati con una popolazione molto ridotta rispetto alle attese, perché sfortunatamente, uso questa parola ovviamente è soltanto per usare una parola ma che riguarda una tragedia, 6 milioni di diciamo candidati ad andare in Israele non c'erano più. E allora hanno cominciato a cercare nel mondo medio orientale, dal Marocco fino all'Iran. Molta gente si è trasferita, milioni di persone sono andate a finire in Israele, non sempre apprezzate. Ci sono delle cose scritte, pubblicate nel 49-50 dai giornali laburisti israeliani, che dicono: noi non abbiamo bisogno di questa gente, abbiamo bisogno di gente europea capace di creare un paese. Questa spaccatura è rimasta all'interno della società israeliana e in parte esiste ancora oggi, ed è stata peggiorata in qualche modo anche dall'afflusso di 1 milione di russi, di cui, secondo quello che dicono le autorità, direi del rabbinato, le autorità religiose, almeno il 30% non sono, tra virgolette, veri ebrei. Però sono stati assimilati, presi come tale, e va benissimo. Questo è un discorso su cosa sta accadendo, perché ancora ci sono queste divisioni all'interno di una società complessa, ed è anche giusto, perché non bisogna aspettarsi miracoli, anche se è la terra dei miracoli, in pochi anni, relativamente pochi anni di creazione di uno Stato nuovo. Detto questo, il discorso cosa fa la Cina? La Cina cerca spazio, cerca di aprirsi dei varchi dappertutto. La Cina è una nazione che, a parte questo collegamento che vuole fare tra l'Oriente e l'Occidente, il Medio Oriente è fondamentale per questo. E all'interno di questo, Israele, la Palestina, tutta quella zona è una zona fondamentale. Andiamo poi sul discorso Iran. Ancora 30 secondi. L'Iran è un grosso problema, una grossa discussione, e in 30 secondi non riesco ad andare oltre su quello, sui rapporti politici tra Russia e Israele. Ovviamente lì ci sono dei rapporti molto complessi, e anche lì varrebbe la pena una chiacchierata di almeno qualche minuto per spiegare quali sono i collegamenti. C'è una realtà che, per andare da Israele in Russia o viceversa, non c'è bisogno del visto d'ingresso prima sul passaporto. Si va tranquillamente come si va dall'Italia, dalla Francia, dall'Unione Europea. Voglio rassicurare Eric Salerno che ci saranno altre due repliche, quindi se c'è bisogno, perché abbiamo diverse persone iscritte a far domande, quindi se magari ci appuntiamo per la prossima replica. Prego Margherita. Dovrebbe intervenire l'avvocato Pezzulli. Ecco. Allora, io non sono d'accordo, ovviamente, che non ci siano delle ragioni geopolitiche specifiche per il conflitto tra Israele e Hamas, o più in generale il conflitto mediorientale. Ci sono quattro dinamiche che si stanno sviluppando contemporaneamente. La prima è che la lotta per l'egemonia regionale è condotta fondamentalmente da due stati sunniti non arabi, i sunniti ottomani turchi e i persiani sciiti. La seconda dinamica è l'amministrazione USA, la politica di Macron
maximum pressure del presidente Trump era un fattore di stabilizzazione, perché il supporto incondizionato ad Israele fungeva da deterrente per le aggressioni. Con le incertezze della nuova amministrazione americana, che ha riaperto il tavolo negoziale sul nucleare iraniano, è successo esattamente quello che ci si attendeva, cioè una recrudescenza della instabilità regionale. La terza dinamica è la competizione interna tra Hamas e l'autorità palestinese. I disordini sono escalati in una guerra nel momento in cui Abu Mazen ha rinviato nuovamente le elezioni nella West Bank, sapendo che una consultazione popolare avrebbe favorito Hamas, e quindi Hamas ha chiaramente dato corso alla escalation di violenza. La verità è che l'autorità palestinese ha fondamentalmente perso ogni ruolo di politica estera da quando, dopo il vertice di Camp David, Yasser Arafat è stato smentito dal suo proprio popolo, e da allora è Hamas che detta legge nei territori palestinesi. Come è stato dimostrato quando al-Maliki a Natale, volendo promuovere un dialogo con i cristiani, si è dovuto rivolgere alla comunità internazionale, perché ad Hamas non lo ascoltava nessuno. Questo è un discorso molto lungo. Io ricordo sempre le parole del vecchio presidente tunisino Bourguiba, che disse: Giordano è il nome di un fiume, ma la Palestina comprende la Siria, il Libano e tutta la terra araba. Quindi per Hamas l'idea, no, che la Palestina possa essere ridotta in due stati più piccoli del terzo, la Giordania, e completamente avulsi dal quarto e dal quinto, la Siria e il Libano, in realtà la ragione vera geopolitica del conflitto è il lascito degli accordi Sykes-Picot, che sono un po' la fonte dell'instabilità meridionale. E la quarta ragione, chiaramente, il boicottaggio degli accordi di Abramo, no? Perché alla spaccatura verticale tra sunniti e sciiti, gli accordi di Abramo, che hanno unito in un fronte con Israele le petromonarchie sunnite, hanno aggiunto una faglia ortogonale nel mondo sunnita contro i fratelli musulmani, che non a caso adesso godono dell'appoggio del leader non arabo Erdogan. Per cui questi sono un po' fondamentalmente le quattro ragioni, no, che in qualche misura spiegano lo stato del conflitto in Medio Oriente. Sulla diaspora russa in Israele io dico una cosa telegrafica: mai pensare che si possa influenzare etnicamente Israele. La politica estera israeliana è basata su due cose: l'interesse nazionale e i valori. Ancora Israele 30 secondi. È uno stato che non fa compromessi sui valori e persegue l'interesse nazionale. La grande diversità della società israeliana è un fattore di vantaggio competitivo che viene usata come strumento di politica estera. Grazie. Prendo nuovamente la parola per annunciarvi che questo è l'ultimo giro di interventi. Vi chiedo quindi di segnalarmi la vostra volontà di intervenire attraverso la chat di Zoom, in modo che possa inserirvi nell'ultimo round. Do la parola quindi a Enrico Molinaro. Grazie. La mia sfida è riuscire a non ricevere un warning da Margherita. Vediamo se ci riesco. Allora, io infatti non volevo neanche parlare, ho lasciato in chat la mia domanda, che era un po' amichevole, un po' provocatoria, visto che ci sono molti amici presenti, e cioè se conoscevate, avevate delle opinioni sul libro di Solange Manfredi, di PsyOps. Lascio qui la domanda, sperando che qualcuno lo conosca, se no ne parleremo un'altra volta. Faccio un saluto ad Eric Salerno, perché lui era presente tra i relatori a Palazzo Valentini tanti anni fa, proprio nella creazione del Jerusalem Holy Places Center, creato dopo 10 anni di esperienza a Gerusalemme, dove ho vissuto come ricercatore dell'Istituto Truman e poi i leader palestinesi italiani, proprio su questo che è il tema più ostico dei negoziati, perché rappresenta il simbolo di due modelli di identità collettiva che trascendono le parti, e cioè quello appunto dello Stato-Nazione
che noi chiamiamo di Vestfalia, quindi diciamo Rabin diceva Nachnu Kam Hem Sham, noi qui loro lì, divisi da un confine, e forse per questo è stato ucciso, e chi invece vede l'identità prevalente, quella transterritoriale, come quella ebraica, islamica o cristiana. Quindi vi lascio con questo spunto e Margherita, non sono riuscito a evitare l'interruzione, grazie. Perfettamente nei tempi, lascio la parola ad Andrea Iarac. Eccoci. Beh, visto l'ora, una considerazione intanto velocissima e una domanda che penso non potrà avere risposta. Allora, la considerazione è che essendo immersi in questo momento in una situazione di crisi gravissima e vedendo come essa viene interpretata da media, da studiosi e da quant'altro qui, direi in tutto l'Occidente e sicuramente qua in Italia da noi, io sono piacevolissimamente colpito da come questa serata abbia potuto vedere in realtà un grandissimo equilibrio e soprattutto una preparazione, a mio parere, eccezionale degli oratori. A parte questo c'era la domanda. La domanda, che penso sia molto lunga nella risposta, è com'è possibile che due realtà, quindi Israele, lo Stato di Israele e l'Occidente inteso in generale o anche proprio, se vogliamo, l'Europa in particolare, che hanno in fondo un'identità assoluta nei principi, nel modo di vivere, nel rispetto dei diritti umani e tutto quanto, possano poi in realtà manifestarsi nell'Occidente un preconcetto anti-israeliano, anti-sionista, talmente forte che mi fa dire stasera mi sento respirare in mezzo alla gente che invece usa il cervello. Di fronte a quello che si deve leggere sui giornali, sentire al telegiornale, anche nei più illustri, dei più autorevoli mezzi, c'è veramente da dire se si capisce la realtà o se c'è qualche cosa di inconscio dietro che fa sì che... Grazie dottor Iarac, credo ci fosse ancora un'ultima domanda prima di passare alle repliche dei nostri keynote speaker. Pasqualino Mormile. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Io saluto tutti quanti i partecipanti, è stata una bella serata, molto molto istruttiva, molto interessante. Non sono così dotto come tanti voi di conoscenza geopolitica. Io faccio solo una domanda molto semplice, spero che qualcuno mi possa dare una risposta e illuminarmi su questa mia domanda che mi pongo. Come mai l'Italia, che qui noi siamo tutti tra amici, ma in Italia ci sia un ministro degli esteri che stringe la mano all'Iran? E qualche politico, non faccio i nomi, ma è facile intuire, strizza l'occhio ad Hamas quando ci sono queste situazioni così gravi in Medio Oriente, dove finalmente con Trump si è raggiunto un equilibrio di pace e serenità, sia stato tutto sconvolto e subito ci sono stati, diciamo, questi esempi di cattivi esempi da dare ai giovani. Quindi non so chi è che può rispondermi a questa domanda, perché io sinceramente non riesco a trovare una risposta. Mi permetto di dire una cosa, grazie Pasqualino, perché ci hai portato Avner Avram, che appunto col quale lavoreremo in futuro. Noi avevamo una regola d'ingaggio non scritta con Sandro Teti, che avremmo evitato di parlare della qualità. Però adesso, stemperando, visto che ci ha fatto anche i complimenti Andrea Iarac su come stiamo reggendo, ecco, chiudiamo, perché queste saranno poi le vostre repliche conclusive, diciamo ricordandoci che c'è quella regola non scritta. Poi qualche politico italiano, se gli piace Hamas, de gustibus, ecco, diciamo, questo è un po'
è una questione ovviamente molto opinionabile, come si suol dire. Piuttosto la metto io una domanda: il grande assente cosa sta facendo, ovvero l'autorità nazionale palestinese? Ecco, quello sarebbe interessante capire. E i famosi sunniti moderati che più volte Bebi Pezzulli ha menzionato, che tipo di smart power stanno diciamo esercitando. A voi la conclusione con questo giro. Allora io lascio la parola ai nostri due relatori, quindi prego Eric. Io avevo accettato volentieri quello di restare fuori da quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente, ne ho parlato tanto in questi giorni in varie cose alla radio e alla televisione italiana, e pensavo che forse volevamo stare un po' fuori da questo. Ovviamente è difficile con quello che sta accadendo. Direi il discorso è complesso, c'è una realtà in Medio Oriente complessa, lo sappiamo, i giovani non lo sanno, poi si decide da che punto partire. Se parliamo, come ha detto il collega prima, da Sykes-Picot, facciamo un ragionamento che va indietro a un periodo in cui l'Europa faceva le colonie e decideva dove fare la propria colonia, ed era un periodo che abbiamo superato. È chiaro quello che diciamo, il danno fatto all'epoca va superato oggi con una realtà nuova, che è quello del dialogo. Il dialogo era stato portato avanti da alcuni israeliani importanti, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, e da un leader palestinese che era passato dalla lotta armata al dialogo. E li ho conosciuti bene tutte e tre, per fortuna, negli anni, abbiamo parlato tante volte, ci siamo rincontrati a Washington, erano disposti, volevano andare avanti su una via della pace. Purtroppo il primo ministro israeliano è stato assassinato da un estremista israeliano. Shimon Peres è morto di vecchiaia, Arafat malato, diciamo, è morto anche lui. Quello che è venuto fuori dopo è che si è continuato questa guerra perché i governi che sono succeduti a Gerusalemme non hanno voluto portare avanti un dialogo di nessun tipo. Poi le dichiarazioni fatte da Netanyahu, moderato rispetto a molti di quelli che hanno vinto parti di queste elezioni ultime, sono di annessione dei territori palestinesi, di allargamento degli insediamenti. Allora qual è la soluzione? O che i palestinesi devono scomparire, che è un'idea nella mente di moltissimi israeliani, oppure che gli israeliani devono scomparire, e quella è nell'idea di molti palestinesi sicuramente. Soprattutto oggi una cosa su cui punto e spero è che sia gli uni che gli altri, i giovani da una parte e dall'altra sono giovani, non hanno una conoscenza di una realtà storica perché sono nati sotto occupazione militare, o come occupanti o come occupati, e devono in qualche modo trovare la loro strada per il dialogo. Devono essere aiutati dalla comunità internazionale, che non si deve schierare da una parte e dall'altra, deve cercare una via di mezzo e portare avanti quel discorso che era cominciato già ad Oslo, che era stato approvato dalla buona parte dei palestinesi, perché ricordo le scene a Gerusalemme dei ragazzi palestinesi che infidavano i fiori nelle canne dei fucili degli israeliani. Perciò qualche cosa si può fare, ci vuole la volontà per farlo. Questo è non è che posso fare dei ragionamenti su Hamas. Hamas ha fatto una vittoria perché Abu Mazen, l'OLP, l'autorità nazionale palestinese, ha detto va bene, non si va avanti con la lotta armata, cerchiamo di costruire con la pace, con il dialogo, il futuro. Purtroppo dall'altra parte non c'è stato questo. Hamas si è rafforzato nella striscia di Gaza, e anche questo brevissimo accenno, non so quanto tempo ho ancora, brevissimo accenno: quando Sharon, primo ministro, ha deciso di lasciare Gaza, che era occupata e dove c'erano 11.000 coloni, ha deciso di lasciare e abbandonare la striscia perché conveniva a Israele togliersi il peso di 1.500-2.000 palestinesi che creavano dei grossi problemi alla sicurezza israeliana,
Abu Mazen, il presidente palestinese, ha detto a Sharon: fateci prendere in mano la situazione, così siamo noi che abbiamo vinto la pace, non con la guerra, perché noi non abbiamo fatto in quel periodo lotta armata. Invece di premiare Hamas, che faceva gli attentati, invece di premiare Hamas, premiate chi ha parlato di pace. Sharon ha detto no, io me ne vado, da oggi a domani mi ritiro e poi lo dovete vedere tra di voi. Sappiamo che cosa è accaduto. Se vogliamo guardare la realtà, in qualche modo Israele, con il suo comportamento, con una parte di Israele, sempre una parte, ha rafforzato Hamas. Hamas continua a vincere in questo momento. Se Israele avesse voluto eliminare questo movimento fondamentalista islamico, l'avrebbe potuto fare tante volte, non l'ha fatto. Grazie. Bene, la parola all'avvocato Pezzoni. Allora, telegraficamente io suggerisco che l'opinione pubblica internazionale dovrà a un certo punto cambiare la narrativa della retorica e passare dall'idea di due stati a quella di due democrazie, che non è esattamente la stessa cosa. E sottolineo l'occasione persa, la grande occasione persa nel 2000, quando a Camp David Barack, con la mediazione Clinton, offrì più o meno il 97% dei territori rivendicati dai palestinesi e la capitale a Gerusalemme Est, e quella è stata forse l'ultima occasione concreta di poter risolvere il conflitto. Passo alle domande di Enrico e Andrea, perché secondo me sono domande che hanno perfettamente centrato il problema. Enrico, la statualità è il grande errore che fa il mondo occidentale quando si relaziona al mondo arabo. La statualità non fa parte della cultura araba. Gli arabi sono stati esposti per la prima volta al concetto di Stato, così come concepito da John Locke, con la dominazione britannica dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, allorché il califfato ottomano venne sostituito dal mandato britannico per la Palestina. L'Islam è di fatto cesaropapismo, cioè è politica con un sostrato religioso, religione con una dimensione politica che non prevede l'idea stessa di statualità. È per questo che io ritengo che la suddivisione del territorio fatta da Sykes-Picot sia stata forse l'origine della instabilità. Quindi approcciarsi alla soluzione del conflitto medio orientale con l'idea che devono esserci gli stati, con le istituzioni, è una cosa che secondo me non coglie, no, la specificità culturale. Lì c'è il califfato, è uno dei motivi per cui si è verificata anche questa faglia tra i fratelli musulmani che perseguono l'islam politico e le petromonarchie sunnite, perché le petromonarchie sunnite hanno trovato un modus vivendi con il clero e quindi hanno, grazie alla monarchia di stampo britannico, avuto un'idea di statualità. I motivi di questo antisemitismo dell'Occidente e dell'Italia? Allora, io penso che è cominciato come culturale, poi ha fatto un passo ulteriore, è diventato intellettuale, adesso credo che sia antropologico. La mia idea la racchiudo in due parole: KGB e il Vaticano. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina crebbe nel momento in cui il KGB andava in giro per il mondo a destabilizzare con organizzazioni per la liberazione, l'Organizzazione per la Liberazione Boliviana, Sendero Luminoso, l'OLP, lo stesso Arafat. Non è mai stato palestinese, era un ricco mercante egiziano addestrato nell'Unione Sovietica, che poi si è fatto paladino della causa palestinese. Con la caduta del muro di Berlino e la mancanza del KGB a gestire le Psy-Ops, chiaramente le cose sono un pochettino degenerate. E l'altra cosa, io dico antropologica, il sostrato del Vaticano, quindi il ruolo della Chiesa Cattolica nel costruire una cultura con delle sue caratteristiche distintive, che sono il mondialismo, che sono il terzo mondismo, che sono l'immigrazione più o meno indiscriminata e un certo tipo di soluzione, diciamo, come dire, basata sul relativismo morale, no? ai problemi della geopolitica. Quindi questo è un po' quello che io penso possa spiegare, da un lato, il problema della concezione di Stato nei paesi arabi, dall'altro l'antisemitismo crescente anche europeo.
Bene. Ci sono altre domande da parte? No, dottor Teti, possiamo avviarci a conclusione. E se vuole prima fare un saluto lei e poi noi presenteremo la locandina del talk di domani mattina. Io vorrei semplicemente, è assente qui il nostro autore, però vorrei riportare il suo punto di vista molto premonitore, perché già un anno, due anni fa lui sosteneva la necessità di incentivare in tutti i modi gli ebrei, gli arabi israeliani a lasciare Israele proprio attraverso la costituzione di uno stato palestinese, perché sosteneva che la comunità araba in Israele è una bomba a orologeria, una bomba a tempo. E quindi in questo è stato premonitore, perché in questo momento abbiamo in questi giorni la più grave crisi che ci sia mai stata dal 48 nello Stato di Israele. Lui sostiene appunto che la costituzione di uno Stato palestinese possa e debba incentivare una massiccia emigrazione di arabi israeliani verso quei territori. E poi sostiene anche che il Hamas è militarmente possibile, può essere sgominato in modo irreversibile da Israele stesso sul piano militare. E comunque torno a ringraziare tutti voi, tutto lo staff, il nostro amico Vento, il quale, insomma, dopo averci accompagnato per tutto il periodo della pandemia con quelle eccelse iniziative dei talk resilienti, adesso ha dato vita a questa intelligence week di altissimo profilo. Ringrazio i nostri due relatori, i quali si sono espressi in modo più che pacato, nonostante abbiamo notato tutti le loro divergenze di opinioni. E quindi grazie ancora, e speriamo di avere il prossimo anno l'amico Jacob in persona qui tra noi. Grazie dottor Teti, prendo la parola io per presentare quello che sarà il talk di domani mattina alle ore 11, Intelligence e difesa, la digitalizzazione delle operazioni militari, alla conduzione di Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, tra gli ospiti Alberto Pagani, il generale Battisti, Claudio Catalano, che è l'amministratore delegato di Veco Defense Vehicles, Lorenzo Mariani di MBDA. Lei ha provato a fare il numero per capire. Il professore Paolo Quercia, Umberto Saccone, presidente IFI Advisory e direttore del Master in Intelligence and Security alla Campus Link University, e il generale Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti, ci vediamo domani. In chat potete trovare il link utile all'iscrizione ai futuri talk.